Meteo 3, 2, 1, partenza! Salve a tutti amici di Mototurismo, come potete vedere siamo nella cornice della Transitalia Marathon perché non solo vivremo dal vivo questa bellissima esperienza in sella ad una Royal Enfield Scram 411, ma avremo modo di provare il completo che vedete addosso. È un completo di Wheel Up del brand Alike, giacca Air 2 e pantaloni Air Trail 2. Come potete vedere è un completo completamente traforato, adatto però diciamo a tre stagioni, perché è dotato anche di un interno impermeabile che fa anche da antipioggia e da antivento, che credo, dato il meteo un po' incerto di oggi, avremo modo di provare davvero a fondo. Adesso però vi faccio vedere alcune chicche della Transitalia, perché ci sono oltre 300 partecipanti. Siamo a Coriano, il paese natale di Marco Simoncelli. L'inizio della Transitalia è abbastanza soft e devo dire che al momento il completo Alike fa il suo lavoro egregiamente. C'è una temperatura più o meno sui 20 gradi, abbiamo anche i guanti gravel che sono abbastanza traforati ma non eccessivamente, infatti l'interno poi è in pelle come le parti poi che devono gestire la protezione, con questi inserti in gomma davvero molto belli e soprattutto che non danno fastidio alle nocche perché si adattano egregiamente. Abbiamo fatto dei gran bei pezzi in fuoristrada, c'è da dire che con questo meteo è diciamo favorevole perché impasta, è vero che la parte bassa dei pantaloni è praticamente molto lercia, però è anche vero che il terreno diventa più compatto, non si alza polvere, quindi ci sono una serie di vantaggi che sicuramente rendono l'esperienza comunque molto bella. Ho messo finalmente l'antipioggia che fa anche da antivento, anche perché sta iniziando a piovere, come vedete ci sono dei nuvoloni molto minacciosi, ma devo dire che le temperature sono anche scese. Ovviamente stiamo attraversando tutto l'Appennino centrale, per cui facciamo tantissimo dislivello in pochissimi chilometri e devo dire che quando siamo in cima un po' di fresco si sente, però mettendo l'antipioggia nella parte superiore non solo proteggete la giacca dal fango ma non entra aria e ovviamente funziona anche da antipioggia, per cui riuscite a viaggiare con serenità anche con temperature diciamo di circa 16 gradi. No, 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 no.
decisamente infangati, ma anche decisamente felici. Il cielo ogni tanto si chiude, ogni tanto si apre e indovinate un po', questa esperienza c'è anche chi viene a farla con un sidecar. Questo perché? Perché la Transitalia Marathon offre diverse possibilità, quindi c'è una traccia un po' più difficile, c'è una traccia anche un po' più facile, c'è anche una traccia che diciamo non è 100% asfalto, salve, passa comunque tra stradine secondarie, a volte anche con un po' di scassato, ma permette comunque ad un sidecar come questo, su base BMW e con gomme semitassellate, di dire la propria, di permettere anche tanto di divertirsi. Il completo like si sta comportando davvero bene, applauso anche ai guanti che mi permettono di avere tanta sensibilità e un controllo totale sulla moto. Adesso continuiamo e divertiamoci per questa esperienza che dura ben 4 giorni. Oggi la prima tappa è quella più corta, per cui nei prossimi giorni dovremo andare a un ritmo un po' più spedito. Eccoci ragazzi, griglia di partenza, prendiamo solo il ticket, prendo io anche quello di Andre. Oggi sempre cielo un po' coperto, ma dovrebbe non piovere. Grazie. Abbiamo preso le tabelle di controllo col roadbook. Qui ovviamente abbiamo il permesso di passare, perché altrimenti sarebbe zona pedonale. Siamo a Città di Castello. Oggi faremo un bel itinerario vicino al lago Trasimeno, quindi percorsi naturalistici al top di grande effetto. Ottimo questo setup con protezione antivento nella parte superiore e invece pantalone già traforato. Devo dire tra l'altro che il pantalone ha un minimo di idrorepellenza già così, per cui se c'è quella pioggerellina che piove per 5-10 minuti e poi smette, non è per forza necessario mettere l'antipioggia. Questo è sicuramente un grosso plauso. Ho beccato anche un po' di pioggia intensa mentre venivo a fare la Transitalia e la cosa che mi ha sorpreso è che non si è impregnato e quel poco che si è bagnato nella parte più traforata si è asciugato praticamente immediatamente, quindi davvero ottimo. Quando il tracciato si fa impegnativo, beh, è sufficiente togliere il trapuntino e tutta la reazione fa davvero il suo effetto. Le tracce dopo tutto iniziano a essere molto interessanti, richiedono maggiore attenzione, maggiore impegno fisico nel guidare la moto e ovviamente una maggiore reazione ti permette di mantenere una temperatura più equilibrata, nonostante siamo già in autunno. Devo dire che questo completo di Alike fa egregiamente il suo lavoro e tra l'altro applauso per la progettazione delle protezioni, che comunque non solo proteggono, mi è capitato di doverle usare per una leggera caduta nella giornata di ieri, ma soprattutto non danno fastidio, non creano attriti sulla pelle e permettono davvero di guidare sereni senza avere distrazioni. Pronti per fare la partenza della terza e penultima tappa. Oggi direzione Follonica e partenza da Chianciano Terme. Siamo sulle strade dell'Eroica in piena Toscana, guardate, cipressi e colline ci fanno da splendido contorno. Vi parlo nel frattempo di protezioni di questo abbigliamento Alike. La giacca è dotata di protezione di livello 2 sia su spalle che su gomiti, mentre i pantaloni hanno protezione di livello 2 sulle ginocchia e protezione di livello 1 sulle anche, una caratteristica che ho apprezzato molto perché sono protezioni molto flessibili, si adattano bene alle forme del nostro corpo e, come vi dicevo ieri, non danno assolutamente fastidio nei movimenti, lasciando anche una discreta traspirabilità. E questo è uno dei tratti che ho apprezzato di più, soprattutto appunto la presenza delle protezioni sui fianchi, che fanno la differenza perché sono tra i punti di contatto in un eventuale caso di caduta. Adesso però continuiamo questa Transitalia Marathon. Oggi arrivo a Follonica. We'll be right back.
Tra le colline toscane procediamo ancora verso Follonica, siamo più o meno a metà traccia, il primo pomeriggio, il meteo fortunatamente si è trasformato, questo ghiaino ci accompagna da stamattina e non posso far altro che fare i complimenti ad Alaika anche per lo spazio che ha riservato su questo completo pensato per chi vuole fare touring e, perché no, adventuring, come stiamo facendo noi di mototurismo. Perché nella parte frontale abbiamo una singola tasca molto ampia sulla sinistra in cui potete custodire il vostro smartphone, nella parte laterale destra altre due tasche sovrapposte, anche in questo caso utilissime per documenti oppure, perché no, per il ticket dell'autostrada durante lunghi viaggi o per le chiavi di casa, mentre nella parte posteriore abbiamo un'ampia tasca in cui poter mettere tutto ciò che potrebbe servire, anche gli antipioggia perché è davvero capiente, oppure una water bag nel caso in cui vogliate davvero macinare tanti tanti chilometri e non avere bisogno di fermarvi per eventualmente fare soste per idratarvi, soprattutto quando le temperature come oggi superano i 20 gradi. Inoltre c'è una tasca interna custodita da una retina, mentre sui pantaloni ci sono ulteriori due tasche protette da due cerniere molto resistenti che vi permettono di non perdere i vostri oggetti personali per strada. Mare, sole, tramonto, beh, siamo arrivati a Follonica e qui c'è l'ingresso per noi della Transitalia Marathon. Partenza alle 7 del mattino, sì lo so, ci siamo svegliati un po' in ritardo da Follonica. Oggi con l'aria di mare la temperatura non è affatto male, sì, non c'è caldissimo, ma sono sicuro che sentiremo caldo tra non molto. La tappa sarà stra impegnativa perché ci sono circa 390 km, di cui buona parte in fuoristrada, per arrivare di nuovo dall'altro lato dell'Italia, quindi sul Mar Adriatico. Quindi non c'è tanto da perdere tempo, ma bisogna macinare chilometri. Il quarto giorno di viaggio prosegue sulle tracce dell'Intrepida e abbiamo attraversato poc'anzi anche l'Ardita, quindi diciamo che stiamo facendo alcune tra le tratte più famose per il ciclismo ma anche il motociclismo, con panorami meravigliosi e una temperatura che stamattina era piuttosto fresca, mentre adesso diciamo che si attesta sui 23-24 gradi. Il completo, beh, ormai è ben impolverato, però fa comunque egregiamente il suo lavoro. Come potete vedere siamo attorniati da vegetazione, pinete, cipressi, ed è davvero un bel vedere. Continuiamo perché oggi la traccia... Continuiamo perché oggi la traccia è tra le più lunghe, ma non tra le più complesse. Gli organizzatori della Transitalia ci hanno garantito, ed effettivamente è così, che hanno puntato molto alla scorrevolezza in modo da permetterci di mantenere delle medie un po' più alte in modo da farci arrivare entro sera.